Siamo negli uffici della Montalcino News insieme ai 3 candidati a sindaco per le prossime elezioni che vedranno i cittadini di Montalcino alle urne l'11 di giugno: Angelo Cosseddu, Silvio Franceschelli e Hubert Ciacci, per un dibattito sui programmi e sulle liste da loro presentate. Partiamo subito con la prima domanda. In breve, 2 minuti circa, la presentazione della lista e del programma elettorale. Partiamo con Angelo Cosseddu. Allora, buonasera a tutti. Noi abbiamo deciso di intraprendere questo percorso presentando una lista civica. Perché questa scelta? Perché stufi un po' della politica degli ultimi anni, abbiamo raggruppato una serie di persone che sono del territorio, nate e cresciute, che hanno voglia di intraprendere questo percorso. Diciamo che da 2 anni noi abbiamo intrapreso un percorso tra l'ex comune di San Giovanni d'Asso e l'ex comune di Montalcino per la decisione di fare questa fusione. Questa fusione perché? Perché ci abbiamo visto qualcosa di positivo. Io sono stato all'interno di questo comitato che ha deciso di intraprendere questo percorso e abbiamo capito subito che c'erano delle possibilità enormi per una crescita, un miglioramento per tutti i cittadini. Diciamo che noi puntiamo principalmente sul nostro programma sull'agricoltura e turismo, un'agricoltura che è molto importante e molto presente in questo territorio e su un turismo sempre più esigente e sempre più importante. Quindi sicuramente ci saranno dei percorsi da intraprendere rivolti proprio a questi settori. Io ho puntato moltissimo durante gli incontri di questa fusione su un distretto rurale. Il distretto rurale ci è stato riconosciuto dalla Regione Toscana il 30 di dicembre e credo che questa cosa sia un'opportunità importante, un'opportunità di crescita per tutti i cittadini e per tutto il territorio. Il distretto rurale cosa significa? Significa portare a un miglioramento e a una crescita di una serie di prodotti agroalimentari di questo territorio. Sicuramente noi saremo uno dei pochi comuni italiani ad avere sull'agroalimentare dall'A alla Z e quindi bisogna puntare tantissimo su questo. Oltre a questo non vogliamo dimenticare tutte le problematiche che ci sono nel territorio e quindi puntiamo tantissimo sulle esigenze delle persone anziane che qui hanno bisogno di interventi molto consistenti e anche sulle problematiche giovanili. Allora, la lista centro-sinistra per Montalcino va in proseguo a quello che è l'attività svolta in questi anni e che ha visto nella tradizione del centro-sinistra far sì che Montalcino, dal dopoguerra ad oggi, sia diventato il luogo che è, un luogo di sviluppo, un luogo di crescita. Possiamo dire che Montalcino è sempre stato un luogo che ha avuto una rilevanza geografica in termini economici e di lavoro estremamente significativa. Oggi dobbiamo dire, e possiamo dirlo a gran voce, che con la fusione abbiamo dato ulteriore slancio a questo nostro territorio. Certamente oggi vantiamo in Montalcino il più importante distretto economico del sud della Toscana. Questi sono numeri indiscutibili. Così come è indiscutibile che l'insieme dei fattori caratterizzanti di questo territorio ci rendano unici in quanto abbiamo una biodiversità che non è produttiva, ma è dell'arte, della storia, della cultura, nel turismo, in una serie di infrastrutture estremamente significative. Questo lavoro è iniziato programmando, perché io penso che non si possa portare avanti l'attività amministrativa per spot, ma l'attività amministrativa impone programmazione. Noi abbiamo iniziato questa fase, vogliamo puntualmente proseguire in questa che è un trend di crescita. Gli indicatori di questi ultimi anni ci dicono che i livelli del commercio e del turismo in termini di fatturato sono cresciuti, che l'economia rurale ha visto dei segni positivi come forse non mai negli ultimi 20 anni. E queste cose vanno tutte messe a sistema, non dimenticandoci di quelli che sono i bisogni dei cittadini, dei servizi, delle infrastrutture.
e delle manutenzioni, cioè anche tutto quello che incide giornalmente. Oggi il nostro comune, venendo fuori anche una fase di profondo risanamento che vede numeri importanti, consente di guardare al futuro con estrema fiducia. Prego. Allora, la nostra lista è, invece è una lista politica che comprende Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Così abbiamo voluto perché crediamo che dietro una lista così composta si individui meglio che cosa c'è, mentre in una lista civica non sappiamo bene chi c'è dietro, come, che pensieri hanno, e abbiamo fatto questa scelta. Abbiamo messo in lista 6 uomini e 6 donne che rappresentano un po' tutte le categorie economiche del nostro territorio. E per il programma diciamo che noi puntiamo chiaramente a rafforzare l'agricoltura, ma soprattutto il turismo, che sta diventando a Montalcino più un turismo di massa che qualificato. Noi vorremmo un turismo molto più qualificato, vorremmo un assessorato forte che sia presente in tutte le borse del turismo che si svolgono in Europa, in America, in Giappone, e promuovere pacchetti dove ci sia dentro anche Montalcino. Per quanto riguarda il territorio, io non sono invece d'accordo per le fusioni, quelle che sono state fatte finora sono state sempre un fallimento, però spero che questa, siccome è diversa, perché unisce 2 prodotti di eccellenza come il Brunello e come il Tartufo, possa essere vincente. Questo me lo auguro di cuore e spero che appunto che gli abitanti di San Giovanni non si sentano, e di Montisi non si sentano poi di secondo piano rispetto a Montalcino. Come abbiamo già detto, gli scorsi 16 e 17 ottobre, con l'86% di voti favorevoli, i cittadini di Montalcino e San Giovanni d'Asso hanno detto sì alla fusione dei 2 comuni in un unico ente. Quello che inizierà l'11 di giugno, dopo le elezioni, sarà il primo mandato per un nuovo comune. Quale secondo voi è la mission per questa nuova identità, tra virgolette, allargata? Allora, innanzitutto un ringraziamento va al Consiglio Comunale uscente di Montalcino di San Giovanni. Io stasera qui è presente Angelo, ma mi preme ringraziare anche Claudio Cesarini, che nello scorso mandato ha collaborato attivamente per raggiungere questo percorso di fusione, dimostrando che anche le minoranze in Consiglio Comunale hanno fatto e hanno valutato il bene di quello che fosse di quello che era la loro località. Come si fa a integrare i territori? Innanzitutto cercando di dare rappresentanza a tutti i territori. La nostra lista è composta di 1 rappresentante per ogni località, una faccia conosciuta in ogni luogo, a Montisi, a San Giovanni, a Torrenieri, a Montalcino, a Sant'Angelo e a Castelnuovo, perché solamente conoscendo i problemi e le realtà del territorio se ne può individuare anche quelle che sono le necessità. Questo è il primo elemento. L'altra cosa è molto semplice: valorizzare tutto ciò che noi abbiamo, senza andare a pensare di ricercare chissà quale ricetta. Abbiamo un territorio unico, un'agricoltura unica, delle bellezze straordinarie, l'acqua del mare, infrastrutture turistiche rilevanti. Mettiamoli a sistema, facciamoli lavorare, dialoghiamo, e questa è la ricetta vincente. Una mission molto, come hai detto te, molto impegnativa, perché il comune è vastissimo, si va da Sant'Angelo Scala, come ben sapete, fino a Montisi, è uno dei più vasti comuni d'Italia, e anche se ha pochi abitanti, è difficile non far mancare niente a queste frazioni, perché nelle frazioni spesso hanno dei bisogni che se non vanno bene i loro bisogni non riusciamo ad accontentarli. Per esempio, l'altro giorno sono stato fatto un giro per San Giovanni, mi dicevano che si lamentavano perché quando fanno funerali non c'è una guardia che ferma il traffico e devono accompagnare il morto al cimitero con le macchine. Sono piccole cose da niente, però è una cosa che già si vede che non accontenta tutti. E poi niente, credo che questo connubio tra Montalcino e San Giovanni, come ho detto prima, così come è stato costruito, possa funzionare, perché ripeto, abbiamo un paesaggio stupendo e 2 prodotti d'eccellenza che, se è gestito bene, per forza deve funzionare. Prego, Angelo.
Ma io parto invece da una risposta che vorrei fare a Hubert. Io non mi sto nascondendo, anzi noi non ci stiamo nascondendo dietro a una lista civica. Noi è da anni che siamo dietro a una lista civica. E parto dal presupposto che la fusione, proprio perché l'abbiamo voluta e siamo convinti di essere un percorso importante, mentre così la Lega, come diceva Hubert, è sempre stata contraria. E quindi io dico, come fa una lista che è stata contraria alla fusione a riuscire a governare un territorio così vasto, con tante problematiche diverse, con tante caratteristiche diverse, che noi però conosciamo, perché siamo del territorio, conosciamo perfettamente il territorio e siamo tutte persone che appunto abbiamo interesse a portare avanti questa cosa, perché io credo che noi siamo convintissimi che non dobbiamo essere integrati San Giovanni d'Asso e Montisi. Noi siamo già parte integrante di questo territorio per tutta una serie di motivazioni che magari in seguito vi spiegherò. Programmi, come abbiamo già letto anche nelle pagine della Montalcino News dei giorni scorsi, programmi abbastanza simili per tutti e tre voi candidati. Ma quale sarà il segno distintivo, cioè l'impronta personale per i prossimi 5 anni di mandato al servizio dei cittadini di Montalcino? Prego, Hubert. Per forza sono simili perché i problemi sono gli stessi. Io credo che il prossimo sindaco si distinguerà se riesce a fare una nuova scuola, perché la scuola attuale è piuttosto, è anche fuori norma per qualche cosa, e poi non è più funzionale. Bisogna individuare un posto dove fare un nuovo plesso scolastico dove si accorpano tutte le scuole. E poi l'altra cosa importante secondo me è far funzionare meglio l'ospedale, che mano a mano, giorno per giorno, stanno sempre togliendo qualcosa, alla fine diventerà un ospedale dove si toglie solo il sangue e si fanno le radiografie. Noi bisogna battersi si dovrà battere il prossimo sindaco per perlomeno averci un pronto soccorso efficiente oppure una specializzazione. Sicuramente le problematiche sono molte in questo territorio, in questo nuovo territorio, in questo territorio allargato. La nostra idea è quella di principalmente coinvolgere la cittadinanza, facendo anche assemblee pubbliche e chiedendo quali sono le cose che il cittadino chiede. Sicuramente i parcheggi qui a Montalcino, le scuole, come è stato detto, tante altre cose sono da migliorare, sicuramente. Però noi non possiamo nemmeno dimenticare le problematiche dei nostri anziani, che sono gli artefici di questo territorio, sono quelli che ci hanno tramandato questo territorio e noi non possiamo dimenticarli. Io penso a mio padre che da 50 anni ha lavorato, ha sudato qui in Toscana, è venuto negli anni 50 per dare un futuro anche alla nostra famiglia ma al territorio. E quindi penso a tutte queste cose e quindi è giusto dare un appoggio alle persone che oggi sono sole, perché sono veramente tante le persone che sono rimaste da sole. Silvio? Allora, programmi simili perché ci sono esigenze simili. Indiscutibilmente, le hanno detto anche gli altri candidati, io ne condivido il contenuto. La differenza dove sta? La differenza sta nella programmazione. Noi in questo mandato abbiamo iniziato a programmare, abbiamo dato l'incarico per il nuovo piano operativo e sarà lo strumento per far sì che nei prossimi 20 anni si individuino quelle che sono le linee di sviluppo. Cioè dove si faranno le scuole, perché non siamo noi che si può dire dove si fanno, sono i pianificatori, i tecnici che dovranno individuare le aree e noi dovremo scegliere secondo un indirizzo preciso, che è già stato dato una delibera del 29 giugno scorso. Dove si faranno i parcheggi, perché c'è un problema, che non riguarda solo Montalcino ma riguarda buona parte del territorio. Noi non ci sentiamo di dire le cose a spot, si fanno le scuole qua o i parcheggi là, perché noi abbiamo visto che quando abbiamo insediato delle infrastrutture senza pensare al futuro, penso alle antenne della telefonia in Pineta, oggi noi abbiamo rovinato quelle aree e le rendiamo impossibili per un utilizzo in sistema. Ma dobbiamo ragionare con una programmazione, che vuol dire risposte quando ci sono le condizioni per darle, dando priorità a quelli che sono i problemi a tutti ben noti. Lo sviluppo di Montalcino passa dalla sinergia tra pubblico e privato.
impresa difficile ma su cui bisogna puntare. Quali sono secondo voi le vie da percorrere per mettere a sistema questo genere di collaborazioni virtuose? A quando, se secondo voi è opportuno, la creazione di un'agenzia territoriale fatta dai rappresentanti e dagli attori del territorio? Partiamo con Angelo. Allora, sicuramente prego. Noi abbiamo tantissime personalità e aziende importanti in questo territorio che possono dare una mano alla crescita, allo sviluppo e alla divulgazione della cultura e degli eventi del nostro territorio. Sicuramente sì, possiamo lavorare tra pubblico e privato, ci sono state già esperienze in passato a Montalcino, basti pensare alla sede del consorzio del Brunello, che appunto è stato fatto tra pubblico e privato, quindi sicuramente ci saranno delle grandi opportunità. Non solo a Montalcino, ma anche nei nostri territori, San Giovanni e Montisi, ci sono veramente personalità importanti che possono dare un contributo importante per questo territorio. Perfetto. Sì, ti prego. Pubblico-privato, rivendico di aver portato a Montalcino la vittoria su questo sistema. Il pubblico-privato degli ultimi 4 anni e mezzo, sappiamo tutti che cosa ha fatto. Sant'Agostino, la stazione di Torrenieri, i costumi, una parte dell'Astrusi, uno scuolabus, gli olivi intorno alla fortezza, la piazza Camigliano, pubblicazioni, quanto altro. Non ci vuole un'agenzia, ci vuole un'amministrazione trasparente, onesta, che ragiona, determinata e che faccia comprendere agli attori che sono sul territorio che valorizzare il territorio è valorizzare la loro impresa. Solamente dicendo queste cose e ragionando abbiamo interlocutori che per noi possono essere sicuramente uno stimolo per portare avanti questa sinergia. Pubblico-privato non solo nelle opere pubbliche, ma da qui in avanti sulla sanità, sulla videosorveglianza, sulla cardioprotezione, su tutto quello che può essere e venire dai privati per mettere a sistema e un miglioramento di quelle che sono le condizioni di vita del nostro territorio. Umberto? Sì, allora. Chiaramente la collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale e a Montalcino possiamo farlo tranquillamente perché abbiamo 250 aziende che fanno vino e che sanno benissimo che se il sistema Montalcino va bene anche la loro azienda, perciò è normale che collaborino con l'amministrazione comunale, si facciano tante cose insieme e si riesca a portare avanti anche progetti importanti che il comune da solo non ce la farebbe a portare avanti. E credo che questo ormai sia stato capito da tutti e nei prossimi anni questo sarà un compito non molto difficile per il prossimo sindaco perché avrà la collaborazione sicura di tutte le aziende che ci sono a Montalcino e anche a San Giovanni e Montisi. Montalcino nel tempo si è creata una notevole notorietà nel mondo, notorietà che ha bisogno comunque di essere valorizzata. Quali sono i 3 tag, cioè le 3 parole chiave per comunicare al meglio il territorio di Montalcino? Silvio? Sicuramente Montalcino ha acquisito un'autorità grazie alla sua lungimiranza amministrativa e soprattutto dei suoi imprenditori che hanno solcato gli oceani per portare in giro il territorio. Quando parlo di Montalcino parlo da Monte Refre a Sant'Angelo Scalo. La strategia vincente è una, è territorio, perché è irriproducibile e ci può distinguere rispetto a quello che è il contesto globale. Fare comunità e fare squadra. Abbiamo molti interlocutori anche dello stesso settore, abbiamo 7 prologo, non possiamo pensare che ognuno vada per conto suo, ci vuole un coordinamento, l'amministrazione deve fare una regia e ognuno deve stare in questa comunità di sistema. Fare sistema e fare squadra sono gli altri 2 tag insieme al territorio per rendere vincente questa sfida e Montalcino sa che quando le cose si fanno difficili si sta sempre uniti e si esce fuori da ogni problematica. Oggi non abbiamo problemi, abbiamo solo sfide da rinnovare e da vincere ulteriormente. Umberto? Sono d'accordo, bisogna fare squadra su tutto e bisogna fare come si sta facendo ora, far conoscere i nostri prodotti nel mondo. Siamo famosi perché i nostri produttori sono partiti
La mia azienda è già stata in Canada, negli Stati Uniti, in Giappone dall'inizio dell'anno, in Brasile, in 5-6 posti all'estero per far conoscere il mio vino, e come me lo stanno facendo quasi tutte le aziende. E questo è chiaro che rende Montalcino sempre più famoso nel mondo, infatti si vedono sempre più turisti di tutto il mondo, dal Brasile ai russi, cioè gente che non si era mai vista, ora si comincia a vedere perché il Montalcino fa tira. E sono sicuro che anche questa visita che c'è stata di Obama porterà nuovo turismo a Montalcino americano, e è quello che a noi ci interessa e ci fa piacere, perché sono turisti che spendono, che comprano e che accogliamo volentieri. E perciò i tag sono turismo, agricoltura e paesaggio. Perfetto. Angelo, prego. Beh, non posso essere altro che concorde su questa analisi di Silvio e di Hubert. Sicuramente noi dobbiamo puntare non solo alle eccellenze che abbiamo, che in primis è il Brunello di Montalcino, i vini di questo territorio, senza dimenticarci però che si è aggiunto un altro prodotto d'eccellenza, che è il tartufo bianco delle Crete Senesi, un prodotto che è conosciuto in tutto il mondo e che veramente può fare la differenza, che può fare la differenza anche nel settore turistico, perché il tartufo bianco si raccoglie tra settembre e dicembre, quindi possiamo allargare anche diciamo il settore turistico non solo fino ad ottobre, ma portarlo fino a quasi tutto l'arco dell'anno. Quindi questa è una cosa trainante ancora di più, senza poi dimenticare l'olio. L'olio è un'eccellenza di questo territorio. Montisi nell'emblema, c'è una festa che ormai va avanti quasi da 20 anni, che va sicuramente migliorata, e l'intenzione di creare un riconoscimento proprio su questo prodotto. Siamo arrivati alla conclusione, un'ultima domanda che in realtà non è una domanda ma è la richiesta di un messaggio per ogni candidato, un messaggio finale da dare ai cittadini chiamati alle urne l'11 di giugno, ricordiamo. Sì, io ho un messaggio molto veloce. Questo territorio è stato governato dalla sinistra per 70 anni, provate a dare fiducia alla nostra lista, e poi se fa 5 anni abbiamo fatto peggio di quello che ha fatto la sinistra, continuate a votare la sinistra. Sono poche parole ma dicono tutto. Angelo? Ma io invece dico che semplicemente noi siamo pronti per governare questo territorio perché siamo con la gente e per la gente, e quindi sicuramente mettere non in primis la politica ma le problematiche che ci sono in questo territorio e le esigenze della gente, e quindi ecco sicuramente lavorare insieme alla gente, non lavorare per noi ma bensì lavorare per tutta la comunità. Silvio? Ma onestamente lo dico con amicizia e con sincerità, però insomma, Hubert, sentir dire che il territorio ha governato la sinistra per 70 anni e di dare, e si vede dove l'ha portato, dico anche Hubert, te lo dico con amicizia e sincerità, in quel partito ci siamo stati insieme sino al 2012, ci siamo trovati lì, abbiamo affrontato tante sfide, è legittimo pensarla diversamente, saltare la barriera, però io penso che questo governo di centrosinistra degli ultimi 70 anni ha fatto sì che noi in questa breve illustrazione abbiamo detto tante cose di belle di Montalcino, che il turismo è aumentato, non è aumentato solo il turismo di massa ma è aumentato il turismo di chi risiede in questo territorio per 3 giorni con 260.000 presenze rispetto alle 180 che ne avevamo 4 anni fa. Queste sono persone che vivono in strutture anche di alto livello e sono sempre più cresciute, abbiamo un'agricoltura che è unica in Italia e tra le prime 5 nel mondo, abbiamo delle infrastrutture da migliorare ma che certamente garantiscono degli standard qualitativi di vita ottimali. Se il governo della sinistra in tutta Italia fosse stato questo e questo del centro-sinistra, io penso che avremmo avuto un'Italia diversa. Fortunatamente abbiamo governato e fortunatamente andiamo a governare per ulteriori molti anni. Ringrazio i 3 candidati sindaco che hanno accettato l'invito della Montalcino News per questo breve confronto. Ricordo a tutti i cittadini di Montalcino che
le urne saranno aperte per votare il prossimo sindaco solo nella giornata di domenica 11 di giugno dalle ore 7 alle ore 23 saluto tutti e ci riaggiorneremo per altri servizi anche, e seguiremo comunque la campagna elettorale. Grazie a voi. Grazie a tutti.